Italia, Italia celeste, l'anello di cinque si cinta la testa, dove la vittoria si porta la cava, e chiama il nome di Dio patrio. Dal 12 al 17 luglio 1944 Iesi fu sottoposta a quotidiani bombardamenti dalle forze aeree anglo-americane. La notte tra il 19 e il 20 luglio 1944 è veramente la più lunga e la più sofferta. Sono le 6 del mattino. La terza compagnia del battaglione Alpini Piemonti, comandata dal capitano Barbieri, attraversa per prima il fiume ed entra a Iesi. I pochi abitanti che sono rimasti rimangono dapprima stupiti di trovarsi di fronte ai nostri gagliardi fanti della montagna. Essi non immaginavano che la conquista della città potesse essere così repentina. Non solo, ma che fossero proprio reparti italiani a liberarla. Però, dopo il primo attimo di sbalordimento, la loro gioia si manifesta in pieno e i nostri soldati vengono letteralmente portati in trionfo, mentre dalle finestre cominciano a sventolare i primi tristi. Ritengo pertanto che in questa circostanza vadano ricordati Giulio Latini, fabbro con bottega in via Roma, prima vittima del regime fascista in città. Armando Magnani, partigiano fucilato dai fascisti l'8 febbraio 1944 in via delle Orfane, il primo Panti. Nel muro, come sapete, ci sono ancora i segni evidenti lasciati dai proiettili. Domenico Luigi Nicoletti e tre fratelli Nazareno, Mario e Cesare Carbonari, tutti uccisi il 26 aprile 1944. Umberto Carletti, ucciso da una pattuglia di fascisti nello stesso giorno di aprile. Eraclio Campanini, partigiano Iesino, ucciso il 5 maggio 1944 sotto le mura di Arcevia, medaglia d'argento al valore militare e alla memoria. Francesco Contuzzi, anch'egli partigiano Iesino, ucciso il 10 giugno 1944 in uno scontro armato contro le truppe tedesche. I giovanissimi Iesini Mario Saveri, Armando Luigi Angeloni, Alfredo Santinelli e Luigi Cecchi, e due militari uffici fuggiti dalla caserma di Marelli Ancona, Vincenzo Carbone e Calogero Tercetto. Libero Leonardi, partigiano Iesino, fucilato il 14 luglio 1944 ad un soffio dalla liberazione. A tutti loro va la gratitudine e il riconoscimento civile della nostra intera città. L'augurio che rivolgo pertanto a tutta la città, a tutti noi e a me stesso per primo, è quello di saper essere sempre degni custodi e rappresentanti di quell'animo civile, di quella coscienza diffusa, popolare e battagliera, che il 20 luglio del 1944 alle 6 del mattino entrava in Iesi e la rendeva finalmente libera, indossando il tricolore al braccio. Viva Iesi, viva l'Italia democratica, antifascista e repubblicana. Grazie. Thank you.